Il San Buceto è playoff per il Capistrello, appuntamento rimandato forse alla prossima stagione. Un 2-1 che spinge Viola alla semifinale contro lo Spoltore e relega i rovetani al sesto posto. Succede di tutto alla cittadella dello sport. 3 gol, 2 rigori e 5 legni che accendono il match rendendolo a dir poco spettacolare. Mister Del Zotti torna al 4-3-3 in avanti, schiera Nardone, Lalli e Criscolo. Sul versante opposto Mister Iodice recupera solo per la panchina il febbricitante Aquino, rimpiazzandolo con Guerra. Dirige l'incontro il signor Gambuzzi di Reggio Emilia, coadiuvato da Bruni e Nappi. Passano solo 45 secondi dal fischio iniziale che i locali ci provano con Camperchioli. Tiro del 16 e parata in tuffo di Di Girolamo che salva la porta. 3 giri di lancette dopo arriva la risposta del Capistrello, ma la punizione di Guerra viene deviata in corner. Al 5° gli ospiti rischiano l'autorete, Camperchioli serve un pallone basso e teso che il 4 devia sulla trasversale. Timide proteste 30 secondi dopo per un episodio dubbio nell'area del San Buceto. Al 7° Lalli imbuca per Criscolo, ma il tiro del numero 7 sbatte sul palo. Al 19° ancora Viola con Gelsi che provano a sorprendere il portiere dalla distanza, palla che finisce alta di un soffio. 2 minuti dopo ancora Criscolo a provarci, ma il suo pallonetto è mal calibrato. I rovetani provano a pungere in contropiede, al 24° Di Lisio avrebbe l'opportunità giusta, ma il suo sinistro sbatte sul palo. Alla mezz'ora ci prova Pollino con un destro al volo che lambisce il legno. Al 39° l'episodio che apre il match, Lalli cade dopo un contrasto con Di Lisio e per il fischietto interregionale è rigore. Non poche proteste per i Granata, ma lasciamo il verdetto alle immagini. Dal dischetto tira lo stesso numero 9 che sigla l'1-0 ed è con il vantaggio dei locali che si va a riposo. La ripresa inizia con l'allontanamento dal campo di Mister Iodice e del suo vice. All'8° minuto uno scatenato Criscolo si presenta tu per tu con il portiere, ma il suo tentativo si infrange sul palo. È il preludio al gol che arriva al 15° d'ora. Il destro violento del numero 7 viene respinto a centro area da Di Girolamo, ma D'Angelo è il più lesso di tutti e sigla il 2-0. Piove sul bagnato per il Capistrello che si vede espellere Franchi per proteste. Partita finita neanche a pensarlo che al 26° Pollino sfrutta un errore difensivo ed accorcia le distanze riaprendo la contesa. Galvanizzato dal gol ci riprova 4 minuti dopo, ma la difesa del San Buceto evita il pari. Al 39° Criscolo incassa il terzo ed ultimo palo di giornata e come se non bastasse deve digerire al 42° l'assegnazione del rigore per il fallo di Rosati su Pollino. Dal dischetto Aquino calcio angolato, ma Dedeo ne intuisce l'intenzione e salva porta e risultato. Il match si chiude con l'ennesima offensiva di Criscolo fermata questa volta da Di Girolamo. Finisce 2-1 con gli ospiti che vedono svanire il sogno playoff all'ultima curva, ma resta comunque una stagione più che positiva. Diversamente per il San Buceto che ospiterà lo Spoltore per proseguire il cammino nella speranza di non fermarsi sul più bello.